L'assessore al welfare Roberta Gaeta ha presentato il sistema informativo per la gestione dei flussi informatici relativi agli interventi per i minori fuori famiglia collocati nelle strutture residenziali. La piattaforma online consentirà a tutti i diversi attori impegnati nei percorsi di tutela e accoglienza dei minori, cioè gli uffici centrali del Comune di Napoli, i servizi sociali territoriali, gli enti gestori delle comunità di accoglienza, di interagire in maniera efficace e tempestiva, facilitando il flusso dei dati e la comunicazione. In particolare, il sistema informativo prevede la costruzione e l'aggiornamento continuo della banca dati relativa ai minori accolti, con le informazioni del percorso di ciascun bambino nel sistema di accoglienza e la possibilità di caricare nella stessa piattaforma tutti i principali documenti per la costruzione di un vero e proprio fascicolo personalizzato informatico. Si tratta dunque di un elemento di forte innovazione, come ha spiegato ai nostri microfoni l'assessore al welfare del Comune di Napoli, Roberta Gaeta. La piattaforma non sarà online, nel senso che è un sistema accessibile chiaramente agli attori abilitati ad accedere a quel sistema. Gli incontri tecnici ci saranno nei prossimi giorni, quindi noi ci tenevamo a presentarlo agli operatori del settore, che significa ai centri servizi territoriali e enti gestori che hanno in affidamento i minori, perché il sistema partirà nei tempi più veloci possibili. Partirà subito dopo gli incontri tecnici, ma gli incontri tecnici chiaramente saranno anche in itinere, perché ogni sistema, ogni cambiamento chiaramente richiede un processo di implementazione. Per ora la documentazione che verrà inserita è tutta quella fondamentale in possesso delle strutture di accoglienza e dei centri territoriali. Il vantaggio chiaramente è molteplice, perché ci consente la massima trasparenza e tracciabilità dei percorsi, quindi non dei dati soltanto, ma dei percorsi per i minori. Ci consente di avere le informazioni in tempo reale, il che vuol dire che se io ho bisogno di sapere quel minore che percorso ha fatto e come eventualmente modificare ed incidere sul suo progetto educativo, lo posso fare in tempo reale.